Bobo Studio presenta. Carlo Acutis e la sua autostrada per il cielo. Vogliamo raccontarvi la storia di un ragazzo che è diventato un esempio brillante per molti. Alcuni giovani della piccola parrocchia slovacca di Dubova hanno deciso di far conoscere questo personaggio agli altri. Carlo Acutis è nato il 3 maggio 1991 a Londra, da genitori italiani. Il padre si chiama Andrea Acutis e la madre Antonia Salzano Acutis. Che nome date al vostro bambino? Carlo Maria Antonio. Per Carlo Maria Antonio, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. I genitori di Carlo lavoravano a Londra, dove si sono conosciuti e sposati. Carlo è stato battezzato poco tempo dopo la nascita nella chiesa londinese di Our Lady of Dolores. Carlo Maria Antonio, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il padrino e la madrina di Carlo sono i suoi nonni materni, nonno Carlo e nonna Luana. Poco dopo, i genitori si trasferiscono a Milano e spesso si recano anche ad Assisi. Che bel bambino il nostro Carlo! Ha ripreso da te. Sai una cosa? Ho trovato una babysitter. È polacca. Ho sentito che è molto responsabile e anche molto credente. Cosa ne dici? Bene, per me va bene. Anche mia madre ha origini polacche. E anche lei ci tiene alla fede e ci rimprovera quando non andiamo a messa la domenica. Bene, domani le chiedo se può stare con Carlo e noi sbrigheremo tutte quelle cosette. Bene, io torno a casa. Voi oggi che fate? Portiamo Carlo al parco. Non pensa ad altro che alla chiesa. Eppure noi non gli abbiamo detto nulla di cose religiose. Mi fa piacere. Dovresti iniziare ad andare con lui a messa la domenica. Ciao allora. Buon viaggio di ritorno. Gina, mi fa piacere che mi hai invitato. A me fa sempre piacere vederti, specie qui da me. Come stai? Bene, grazie a Dio. A volte non so che fare con Carlo. Mi fa sempre domande sulla fede e spesso non so cosa rispondergli. Cosa non sai?
Non sei stata educata nella fede da piccola? Non proprio. Mio padre era un po' credente, mi ha iscritto a una scuola cattolica e ho anche fatto la prima comunione, ma quella è stata anche la mia prima ed unica messa. Non so praticamente nulla di religione. Ho un'idea, ti faccio conoscere un sacerdote assai carismatico, sta a Bologna, pensa che lo chiamano il padre Pio Bolognese. Provo a chiamarlo e chiedo, poi ti faccio sapere cosa propone. Bene, sono d'accordo. Fammi sapere allora quando lo posso andare a trovare. Perfetto, benissimo. E adesso, Antonia, assaggiamo il dolce che ho appena sfornato. E anche un bel caffè. Benvenuta, signora Antonia. Gina mi ha parlato di voi. Mi ha detto che suo figlio le fa domande sulla religione e lei non sa cosa rispondere. Ora però, andiamo regolarmente in chiesa. Da quando nostro figlio Carlo aveva 4 o 5 anni. Fin da piccolissimo voleva sempre entrare nelle chiese, baciare il Signore Gesù sulla croce. A volte coglieva dei fiori in campagna per portarli alla Madonnina e adesso mi succede spesso di non saper rispondere a tutte le domande che mi fa. In futuro Carlo svolgerà un ruolo straordinario nella Chiesa e vi consiglio di iniziare a studiare un po' di teologia, così saprete spiegargli meglio molte cose di fede. Bene, cercherò di iscrivermi a teologia. Arrivederci. Ciao mamma, come stai? Ciao Antonia, volevo sapere che ha detto quel sacerdote? Mi ha detto di iniziare a studiare la teologia perché Carlo avrà un ruolo straordinario in futuro. Cosa? Non diventerà mica papa? Mi ha chiamato Rajesh, quell'indiano che ci aiutava a badare a Carlo da piccolo. E che possiamo fare per lui? È tornato da Londra e ha detto che Carlo gli manca tantissimo. Vuole continuare ad aiutarci. Benissimo, digli di venire. Ciao Rajesh. Ciao Indira. Dove andate? A fare 2 passi con Carlo. Ti presento Carlo Acutis, un mio grande amichetto. Buongiorno. Buongiorno. Hai notizie dall'India? Per ora niente, neppure una lettera. E tu lavori qui? Sì, pulisco il parco. Meno male che hai un lavoro. Sì, sono proprio contenta. Ecco un bel pezzo di cioccolato, prego. Oh, grazie mille. Bene, noi proseguiamo. Buona giornata. Grazie di tutto. Ciao. Ciao. Non ho mai visto un ragazzino così gentile. Carlo voleva davvero bene a Gesù. Aveva un fortissimo desiderio di riceverlo nell'Eucaristia e ha chiesto di poter fare la prima comunione prima dell'età abituale. Il parroco locale ha acconsentito e Carlo ha accolto il Cristo Eucaristico per la prima volta a 7 anni. Per Carlo è stato un giorno importantissimo, un vero incontro con Gesù. Il corpo di Cristo. Amen. Caro Gesù, voglio vivere sempre con te. Grazie per essere venuto nel mio cuore. Che tu possa diventare il mio migliore amico. Carlo cercava di accogliere il Signore Gesù nell'Eucaristia ogni giorno, senza eccezione alcuna. Guarda com'è felice!
Sì, Carlo aveva un gran desiderio di ricevere Gesù nella comunione. Per questo ho chiesto di fargli fare la prima comunione già a 7 anni. Ricordo che una volta a 6 anni mi disse: «Voglio stare sempre con Gesù». Speriamo che reggerà davvero tutta la vita. Buongiorno. Buongiorno. Prego, qualcosina da mangiare. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ma chi ha buttato questi rifiuti? Chi può essere stato? Perché la gente inquina la natura? Reggi il cagnolino che do una pulita. Bene, dallo a me. Che bravo, vieni, ora andiamo. Zia, che piacere vederti. Anch'io sono contenta di essere potuta venire. E oggi c'è pure la cuginetta Flavia. Sapete, bambini, questa signora ha conosciuto Padre Pio. Sì, era un uomo santo, un padre cappuccino. Veniva da Pietralcina e confessava non finire. Vedeva nell'intimo dell'anima. È stato anche mio confessore. Il Signore Dio gli ha concesso la grazia di portare le stesse ferite del Signore Gesù. Offriva tutta la sua sofferenza in sacrificio per la conversione dei peccatori. E quando nacque tua madre, io chiesi a Padre Pio una benedizione speciale per lei e lui mi promise più volte che gliel'avrebbe data. Antonia, alzati. Sono Padre Pio. Vai da Carlo. Sta molto male. Mamma, sto malissimo. Cos'hai? Ti fa male la testa? Oh, come scotti! Aspetta, porto il termometro. Mamma mia, 39,5. Tranquillo, porto del tè e qualche medicina. Ma lo sai chi mi ha svegliato? Padre Pio, e di sicuro continuerà ad aiutarci. Ciao Carlo, che fai? Cucino gli spaghetti. Ti piacciono? Sì. Ti do una mano? Come no? Mettiamo il sale. Adesso gli spaghetti. Me li passi? Posso coprire? Sì, copri. Stiamo attenti all'acqua e alla cottura. Ok, Flavia, sono pronti. Aggiusto l'aquilone e poi lo facciamo volare.
Ti do una mano? Bene. Che bella, tutto colorato. Sembra una farfalla. Sì, è carino. Vado io per primo. Correte dietro a me. Bene. Flavia, guarda, ho fatto una mappa del tesoro. Provalo a trovare. Bene, ci prova. Ma qual è il più gran tesoro di Assisi? Non lo sappiamo. Ma come? Gesù nell'Eucaristia. Oh! E ora andiamo a messa e poi ci mangiamo la cioccolata. Bene. Carlo pregava tanto per le anime del purgatorio. I genitori avevano acquistato una casa ad Assisi e Carlo andava spesso alla Porziuncola, dove pregava per le anime del purgatorio. Era stato spronato soprattutto dall'evento tragico della morte del nonno nel 1994. Sono tuo nonno, Carlo. Sto soffrendo in purgatorio. Prega per me. Per favore, sono tuo nonno, Carlo, sto soffrendo in purgatorio. Prega per me, per favore. Carlo, forza! Alziamoci, tesoro mio, buongiorno. Si va a scuola e oggi è un giorno speciale, il tuo compleanno. Stasera viene nonna Luana e festeggeremo insieme. Hai qualche desiderio speciale? Cosa vorresti come regalo? Una pinza raccoglie i rifiuti. Che? Sei sicuro? Sì, il Signore Dio ci ha dato una natura così bella e noi la liquidiamo con i rifiuti. Farò tante passeggiate nella natura e raccoglierò tutti i rifiuti che trovo con la pinza. Sei sempre stato un bambino davvero originale. Ve la счастья здравия, ve la счастья здравия, ve la счастья, милый Карло, ve la счастья здравия. Siamo davvero grati al Signore Dio di averti con noi, Carlo. Sii sempre bravo. E felice. Che Dio ti benedica e ti custodisca sempre. Bravo! Guarda che bello orologio. Così non farai mai tardi a scuola. Grazie, papà. Sarò sempre puntualissimo. E queste sono le tue caramelle preferite. Grazie, nonna.
e anche qualche soldino. Comprati qualcosa che ti piace. So già cosa mi ci compro. Un sacco a pelo. Bene, come vuoi, va bene. Che bravo ragazzo. E questo è quel regalo speciale che mi hai chiesto. Indovina. Lo so, è una pinza raccoglie rifiuti. Sì. Carlo, a volte hai proprio delle idee curiose. Viva la natura! Vieni, caro mio. Come va? Ciao, benissimo, i bambini stanno bene e mio marito, grazie a Dio, ha trovato un lavoro. Che piacere rivederti. Bene, ciao. Ciao. Ciao, come stai? Tutto bene? Ciao Carlo, tutto bene, sto perfettamente. Buongiorno, le ho portato un sacco a pelo. Oh, grazie Carlo. Se dovesse sentir freddo di notte. Oh, grazie mille. Di niente. Grazie, davvero grazie. È un piacere. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Proprio contenta che l'abbiamo aiutato. Santa Madre Teresa diceva di non fare grandi cose, ma bastano piccole cose con grande amore. Iniziamo a fare il bene lì dove siamo. Fatti abbracciare dai tuoi genitori. Ammiriamo il nostro Carlo e la sua cordialità. Noi adulti spesso salutiamo solo per abitudine. I suoi saluti sono come frecce d'amore, dritte dritte nel cuore della gente. Che bravo figliolo! Buongiorno signora Bianca, come va? Buongiorno Carlo, grazie a Dio tutto bene. Sto stirando queste cose in fretta perché mia figlia è sola in casa. Mi dispiace, ma posso aiutarla in qualche modo? Potresti mettere a posto i panni. Ecco, benissimo. Carlo, che gran cuore che hai. Carlo ha frequentato le elementari e le medie dalle suore Marcelline, non lontano dalla propria abitazione. Era un bambino vivace, ma sempre buono con tutti. A scuola andava discretamente, anche se non faceva parte dei migliori della classe. Terminate le medie, Carlo inizia gli studi liceali a Milano, esattamente all'Istituto Leone XIII, gestito dai padri gesuiti. Bene,
Oggi impariamo a pronunciare come si deve il francese. Ripetete. Je parle un peu anglais. Je parle un peu anglais. Di nuovo. Je parle un peu anglais. Perfetto. Professoressa, ho un'idea. Forse ho capito come pronunciare bene il francese. Je parle un peu anglais. Carlo, per favore, niente battute. Possibile che devi sempre commentare. Mi scusi, non volevo offenderla. Bene, ripetiamo ancora. Je parle un peu anglais. Je parle un peu anglais. Di nuovo, forza. Je parle un peu anglais. Scrivete la frase sul quaderno. Je parle un peu anglais. Due volte, per favore. E questo cos'è? Uno scherzo? Chi l'ha gettato? Qu'est-ce que tu fais? Ma cosa fai, Carlo? Mi scusi, professoressa, ma non riesco a smettere di ridere. Posso andare almeno fuori a ridere? Lo dirò ai tuoi genitori. Che fame che ho. Carlo, ho parlato con i tuoi insegnanti. Si sono lamentati perché fai sempre commenti e non si divertono a rimproverarti ogni volta. Carlo, ti devi controllare. E perché mangi così tanta pizza e tutti quei dolci? Non vedi come sei ingrassato? Così non si diventa santi. Mi dispiace, papà. Farò più attenzione a scuola. Hai ragione, mamma. Cercherò di moderarmi. Ho iniziato a scrivere un diario spirituale. Annoterò le cose in cui sono migliorato e quello che c'è ancora da migliorare. Va bene? Chiaramente. Ragazzi, per oggi abbiamo finito col francese. Bravo, Carlo. Finalmente hai smesso di disturbare durante le lezioni. La prossima volta avremo il compito di grammatica. Au revoir. Venite ragazzi, si gioca. Perché sei così triste? I miei litigano di continuo. Bisogna pregare per loro, perché il diavolo se ne vada. Anch'io prego per loro. Anch'io, proviamo insieme. Sai una cosa? Oggi puoi venire da me e possiamo giocare a un bellissimo videogioco. Sì, buona idea. Di solito gioco al computer un'ora a settimana, per non perdere tanto tempo. Cosa? Ma insieme è meglio. Vieni? Certo, andiamo. Non star lì da solo. Vieni, gioca con noi. Carlo aveva gran stima e rispetto per il Papa e i sacerdoti come mediatori nel nostro cammino di salvezza. Sono i nostri aiutanti. Carlo aveva rispetto per la Chiesa e diceva sempre: chi critica la Chiesa critica se stesso. Oh.
Carlo trovava in molti santi forza e incoraggiamento per la sua vita spirituale. Che bella passeggiata insieme. Carlo, ho pensato che quest'anno potremmo visitare la Terra Santa. Sulle tracce del nostro Salvatore Gesù Cristo. Guarda! Ci sono le strade percorse dal Signore. Cosa ne dici? Caspita, davvero una bella idea, papà. Ma forse a pensarci bene, non lo so. Noi abbiamo un vantaggio in quest'epoca del Signore Gesù. Abbiamo Gesù così vicino in ogni tabernacolo delle nostre chiese. La gente sta ore e ore in piedi per i biglietti dei concerti, ma non va a visitare il Signore e i tabernacoli sono abbandonati. Forse quest'anno è meglio rimanere a Milano piuttosto che andare a Gerusalemme. Era affascinato dalle apparizioni di Fatima. Sentiva una forte vicinanza ai tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia. Per lui erano modelli di preghiera e di sacrificio per la salvezza dei peccatori contro l'inferno. Carlo, sono io. Giacinta da Fatima, la Madonna, ci ha fatto vedere l'inferno. E devo dire che non ci sono parole umane per descrivere quanto sia terribile e quanta sofferenza c'è. Così Carlo non vuole andare in Terra Santa. E dove andiamo? Sto lavorando a una presentazione sui miracoli della Vergine. Potrei aiutare i giovani a conoscere meglio le apparizioni della nostra Mamma Celeste. Carlo, ho parlato con i tuoi insegnanti. Non si lamentano più? Che interrompi o che fai sempre commenti come prima. Sei più disciplinato e ci fa molto molto piacere. Ecco, ti meriti questa bottiglia di Coca-Cola. Grazie, me la tengo per dopo. Anch'io sono contenta che non mangi più tutte quelle pizze e dolciumi come prima. Però un po' di Nutella vuoi? Ti piace così tanto? Stanotte ho avuto l'impressione che Santa Giacinta ci raccontasse quanto sia indescrivibile e orribile l'inferno. La Madonna ci invita a fare sacrifici per la conversione dei peccatori. E così ho rinunciato alla Nutella e alla Coca-Cola e per un mese non giocherò al computer. Bravo, Carlo! Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Lei è il nuovo sacerdote, Don Gianfranco? Sì, sono io. E tu come ti chiami? Mi chiamo Carlo. Carlo, bene. E preghi spesso così davanti al tabernacolo? Sì, perché grazie ad adesso riesco a vivere meglio le cose, quello che la vita mi chiede. Stare attento a casa e ringraziare i genitori per le loro cure. Bene, questo mi piace. Sii costante. E se chiamassi anche altri bambini? Ragazzi, che bello vedervi! Andiamo a girare qualche video divertente. Smettila! E adesso vi riprendo con i cani. Tu mettiti qui. E tu qui.
video con i gatti. Questa è Cleopatra. E questa è Bambi. Mi è venuta un'idea. In chiesa c'è il sacramento esposto. Andiamo ad adorare Gesù. Buona idea! Andiamo! Urrà! Guardate, Gesù è davvero presente nell'ostia. Mi piace tantissimo la figura dell'apostolo Giovanni. Riesco ad immaginarmi l'ultima cena quando Giovanni accostò il capo al petto del maestro. Anch'io voglio poggiare la testa sul cuore di Gesù. Ecco perché cerco di essere spesso vicino all'Eucaristia. Era San Giovanni stesso che diceva: Dio è amore, nell'ostia è davvero presente Dio. E quindi là dentro c'è l'amore, è una fonte d'amore. Sono convinto che grazie all'Eucaristia cresciamo nell'amore verso Dio e verso il prossimo. Con le sole nostre forze non ce la facciamo. L'Eucaristia è un farmaco contro l'egoismo. Spesso dico non io, ma Dio. Carlo, oggi potremmo andare a fare compere. Hai bisogno di scarpe nuove e per me una crema abbronzante. Mamma, oggi mi devo incontrare con i bambini, ma dopo possiamo andare, più o meno alle 4. Bene, e che cosa stai studiando? Sai che leggo la Bibbia ogni giorno e ho letto anche tutto il catechismo della Chiesa Cattolica di Giovanni Paolo II. Mi fa piacere che tu sia così fervente. Cerca di spiegare tutto per bene ai bambini. Bravo Filippo, hai segnato! E ora bambini, qualche parola sulla confessione e sulle mongolfiere. Che belle quelle mongolfiere! Per me la mongolfiera è come un uomo che vola in cielo. Il pallone sale grazie al fuoco che lo spinge e la confessione è come il fuoco che fa muovere e salire il pallone. E poi c'è la zavorra, quella va piano piano gettata via per poter salire. Così è anche l'anima, per salire su dove sbarazzarsi di piccoli sacchetti di zavorra, i peccati veniali. I sacchi più grandi sono i peccati mortali e fanno scendere giù il pallone. Per quelli ci vuole il fuoco della confessione. L'hai spiegato proprio bene. Noi ci confessiamo prima di Pasqua e prima di Natale. Ma secondo quello che dici, dovremmo farlo più spesso. Sì, bisogna confessarsi spesso. Anche un piccolo errore può tenerci ancorati al suolo, come quando reggete un palloncino legato a un filo. Se la gente si rendesse conto del rischio cui si espone trasgredendo ai comandamenti divini, eviterebbe peccati gravi. Smettila! Lasciala stare! Cestou s nami, kráčaj, Panie, my nechceme, na mieste stáť, keď zblúdime, podaj ruku, keď spadneme, pomôž mu stáť. Possiamo uscire fuori? È così bello! Carlo, sì, facciamo qualche cosetta.
Andiamo in cortile, giochiamo e poi parliamo ancora qualcosa sulla comunione. Zoslabnutý, dodaj síl, dodaj síl. Chceme iným, dnes pomáhať. Ťarchu kríža, chceme si niesť. A do svetla, svojho poveď, svojho poveď. Bambini, ho preparato qualcosa per voi e adesso ve lo leggo. Gesù nell'ostia consacrata è davvero presente tra noi. Come ai tempi degli apostoli, la gente l'ha visto camminare in corpo ed anima per le strade di Gerusalemme. Gesù si è nascosto in maniera assai originale in un pezzetto di pane. Solo Dio ha potuto fare un qualcosa di tanto incredibile. Più ci accostiamo all'Eucarestia, più somigliamo a Gesù e possiamo gustare un po' di cielo già qui sulla terra. Senza di Lui non possiamo fare nulla. Io cerco di fare la comunione tutti i giorni. Per adesso non ho tralasciato neppure un giorno. A volte è un po' più complicato, ma mi adatto. I miei amano viaggiare e così ogni volta li ho pregati di trovare una chiesa vicino all'albergo. Sapete, l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Ma com'è che oggi c'è così tanta gente fredda nella fede? Addirittura che si professa non credente. Eppure Dio ha fatto così tanti miracoli nella storia. Lo vediamo soprattutto nelle apparizioni mariane. Con i miei siamo già stati una volta a Lourdes. Lì la Madonna è apparsa a Bernadette in una grotta. La Vergine ha invitato gli uomini a convertirsi ed a pentirsi dei propri peccati e ha anche detto a Santa Bernadette di scavare una sorgente. Nel giro di poco tempo sono avvenuti tantissimi miracoli. Quando sono andato a Lourdes a 12 anni, ho promesso che avrei pregato il rosario ogni giorno. Per me il rosario è una scala verso il cielo. Possiamo chiedere tante grazie ed è anche un'arma efficace contro il maligno. Preghiamo una decina del rosario. Bambini, se volete vi faccio vedere i miei cani, li possiamo portare a spasso. Prima devo andare con mamma al negozio e poi alle 6 ci vediamo a casa mia.
Aspetta, mi serve una buona crema abbronzante. Ma 50 euro per una crema? Non è giusto, finché c'è gente che muore di fame. Ma non si può fare la spesa con te. Eppure hai ragione, prendo quella da 8 euro. Vado a pagare e poi ti compro le scarpe. Queste dovrebbero andare bene. Bene, allora prendiamo due paia, se ti si bagnano. Mamma, non potremmo invece pensare di più ai poveri che fanno fatica a comprarsi anche solo un paio? Finirò per impazzire con te. Eppure hai ragione. Che bello che siete venuti ad aiutarmi con i cani e a fare un po' di sport. E voi fate i bravi. Ciao papà. Ciao Pietro, vai subito a casa. Mamma vuole andare con te a fare spese. Non ho voglia, adesso devo fare un giro. Cosa? Il nostro Carlo. Buongiorno. Buongiorno. Dove stai andando? Al parco con i cani, a fare un po' di sport. Avete tutti questi cani? Sì. Questo è Boldo. Questa è Chiara. Questa è Stellina. E questa è Priscilla. Mamma mia, avete praticamente uno zoo. E abbiamo anche due gatti. Cleopatra e Bambi. Torna prima delle 8. Certo, papà. Vi ammiro quando vedo come vi ascolta. Fin da piccolo, quando gli dicevo di fare qualcosa, mi ascoltava immediatamente, senza fare storie. Faceva sempre quello che gli dicevo, malgrado il suo carattere vivace e dinamico. Ciao Marieta, cosa suoni? Sto ripassando. Oggi c'è il saggio a scuola. Che bel sassofono! È difficile suonarlo? Più o meno, ma posso farti sentire la scala naturale. Che bel suono! Me lo comprerò anch'io e imparerò a suonarlo. Se hai bisogno di consigli, sai dove trovarmi.
Conosci la canzone Questo è il dì? La sai suonare? Sì, la conosco. Te la suono. Bravo! E tu che fai qui? Stai suonando il sassofono? Sì, faccio esercizio. Sei bravissimo con il computer e la telecamera. E ora anche il sax. Sì, Dio ci dà diversi talenti e doni. Dobbiamo svilupparli per apportare gioia e felicità agli altri. Sentite la scala. Ciao Carlo, vieni in discoteca. Sai che è bello? A me non piacciono le discoteche. Non credo sia un ambiente idoneo per me. Mettono canzoni con testi assai poco morali e molti si comportano immoralmente parlando e ballando. Carlo, vieni a un concerto con noi. C'è un gruppo nuovo. Abbiamo fatto la fila per un'ora per i biglietti e ne abbiamo uno in più. Grazie, sei un amico. Io però vi inviterei a messa. Possiamo accogliere tutti il Signore Gesù. No, ora no, noi ci andiamo solo a Pasqua e a Natale. Mi dispiace molto che le persone facciano ore di fila per andare ai concerti o in discoteca, mentre in chiesa davanti al tabernacolo c'è meno gente a ricevere Gesù. Forse prima o poi veniamo con te. Ciao! Ciao! Ciao allora! Sono felice che tu venga spesso a confessarti. Fai bene a farti guidare per crescere nello spirito. C'è ancora qualcosa che ti fa star male? A me dispiace tanto quando la gente passa tutte quelle ore in fila ai concerti e non mostra il minimo interesse per il Signore Gesù nell'Eucaristia. Ti consiglio di far conoscere di più agli altri i miracoli eucaristici. Dio ce li ha dati per far rinvigorire la nostra fede. Pensa ad esempio al celebre miracolo di Lanciano, dove il Santissimo Sacramento si è trasformato in un pezzo di muscolo cardiaco e il vino in vero sangue. Sì, è una buona idea. Grazie per il consiglio. Inizio subito a lavorarci. Bene, Carlo. Carlo, ma non dormi ancora? È tardi. C'è così tanta gente che non conosce il Signore, grazie a questo progetto sui miracoli eucaristici. Molta gente si renderà conto che il Signore esiste nel corpo, nel sangue e nell'anima. Dovrebbero saperlo per poter conoscere Gesù Cristo. Carlo era bravissimo, soprattutto nell'informatica. Cercava di usare il computer e internet solo per buone finalità. Utilizzava internet per diffondere la fede ed era praticamente diventato un missionario cibernetico. Carlo, ma come? Cosa fai? Sono le 2 di notte e non dormi ancora? Volevo terminare i preparativi dell'esposizione
fu il miracolo eucaristico, perché la gente possa ottenere grandi grazie facendo spesso la comunione. Va bene, ma dovrei pure dormire, no? Adesso vai a letto. E va bene. Buonanotte. Farò tante foto al miracolo eucaristico e inserirò delle riprese nella mia esposizione. Qui è interessante perché l'Eucaristia si è trasformata in un pezzo di miocardio umano maschile. Gesù ci ha voluto mostrare come ci ama. È bellissimo, però è successo tantissimo tempo fa, più o meno nel 700. Qualcuno potrebbe avere dubbi, magari pensano che le analisi sono imprecise. Sarebbe bello se accadessero anche oggi cose così. Di sicuro sarebbe molto più convincente per la gente di oggi. Ma i miracoli eucaristici ci sono anche adesso. Qualche anno fa è successo a Buenos Aires, esattamente nel 1996. Anche lì, come qui a Lanciano, l'Eucaristia è diventata muscolo cardiaco. I ricercatori hanno addirittura trovato ancora tracce di sangue fresco. Carlo, oggi sei radioso. Oggi ho fatto la cresima. Io sono induista e appartengo alla casta più alta. Non conosco bene il cristianesimo. Noi crediamo in un solo Dio. Uno è Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. E oggi ho accolto lo Spirito Santo e i suoi doni in maniera eccezionale. È stata un'esperienza bellissima per me. Ho sentito come una forza nascosta dentro di me. Carlo, tue mani davvero forza, gioia e bontà. Vorrei tanto conoscere meglio la vostra fede cristiana. Puoi farmi da maestro? Certamente, con piacere. Carlo, perché vai tutti i giorni in chiesa a fare la comunione? Non è traslasciato neppure un giorno? Se siamo uniti con il Signore, saremo lontani dalle tentazioni. Che tentazioni posso avere io? Di indossare vestiti cari e lussuosi, oppure di bere spesso molta birra. In effetti è vero che mi piace vestirmi in un certo modo, e che di birra ne ho bevuta abbastanza con gli amici. Ecco perché è importante accostarsi a Gesù nell'Eucaristia, affinché ci protegga contro gli spiriti maligni.
Grazie per tutte queste spiegazioni e soprattutto perché sei un amico. Ho deciso che mi farò battezzare. Che bello! Non puoi immaginarti come sono contento. Ciao Indira. Ciao Rajesh. Che piacere vederti. Anch'io. Come stai? Sto bene. Hanno scritto dall'India. I miei stanno bene. Ho mandato loro qualche soldo. Tutto a posto. Penso di continuo a quel Carlo che sta spesso con te. Ha una forza spirituale incredibile. Ti confesso che ho deciso di farmi battezzare, perché Carlo è davvero un esempio per me. A dire il vero, ci sto pensando anche io. Ci vediamo. Stammi bene. Ciao, a presto. Prego, prego, entrate. Buongiorno. Buongiorno, Rajesh. Siediti pure. Grazie. Di cosa hai bisogno? Ho una buona notizia da darvi. Ho deciso di farmi battezzare e siete tutti invitati alla cerimonia. Che bello! Ci verremo sicuramente. Davvero una bella notizia. Cosa ti ha spinto al battesimo? È stato l'esempio di vostro figlio Carlo. Il suo modo di pregare, la sua partecipazione alla messa, le sue buone azioni. Mi ha raccontato tante cose bellissime sulla messa e sulla comunione. Benché sia così giovane, è per me un vero maestro. Le cose che mi dice mi danno gioia e vanno diritto al cuore. Mi ha parlato del Signore Gesù e della Vergine Maria. Dentro di me ho sentito l'inizio di una conversione libera. All'inizio ero sorpreso che un ragazzino potesse essere per me un esempio di vita. Anzi, è proprio un maestro. Ed è per questo che sono passato dall'induismo al cristianesimo. Rajesh, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Indira, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gli piaceva tantissimo andare ad Assisi e il suo modello era ovviamente San Francesco. Lo ammirava davvero tanto, soprattutto la sua umiltà, ma anche il suo amore per la natura. Sul suo sito web ha scritto: «Ho capito di avere tanti amici in cielo. Ci sono tanti santi giovani che hanno raggiunto la meta in tempi record». Solito dire: Assisi è la città dove mi sento più felice. Si immaginava la vita dei primi francescani, dove oggi sorge Santa Maria degli Angeli, dove poi morì San Francesco. Thank you.
Che carino quel Carlo. Anche a me sta molto simpatico. Dice che la sua fonte di energia quotidiana è la Santa Comunione. Che strano, è così religioso. Noi a casa non frequentiamo assolutamente la chiesa. Pensi che potrei mettermi con lui? Mi sono appena lasciata col ragazzo e non sto proprio benissimo. Bisogna provarci. Aspetta che lo chiami. Carlo, vorresti un po' di cioccolata? Grazie, Claudia. Ti piace il mio trucco? Siete entrambe bellissime. Come le rose su quel tavolo. A me piacciono le rose, ma la loro bellezza dura poco. Oggi la gente cura tantissimo la bellezza esterna, ma è una cosa che passa presto. Dovremmo pensare di più alla bellezza dell'anima che invece è eterna. Ma perché sei così triste? Ho rotto col mio ragazzo. Se mi dessi un bacio, ci rimarrei così contenta. Il rapporto tra ragazzo e ragazza è importante e va preso seriamente, specie in vista del matrimonio. Noi cristiani non dovremmo avere rapporti sentimentali superficiali. Potremmo cadere facilmente nell'immoralità. Siamo ancora troppo giovani per metterci insieme. Ti regalo questo rosario. Prega perché tu possa trovare un buon marito. Grazie. E per farti piacere, ti do un bacio sulla guancia, ma solo come un'amica. Guardate quella mamma incinta, com'è felice. Che cosa terribile uccidere i bambini ancora in grembo. Viviamo davvero nella società dell'anticristo. Addirittura cercano di uccidere gli anziani con l'eutanasia. Ma la donna ha diritto a decidere sul proprio figlio. All'atto del concepimento, Dio dà al bambino un'anima immortale. Dio ha i propri piani con tutti. La donna non è Dio, non può decidere della vita altrui, non si possono uccidere i bambini nell'utero. E perché sei contro l'eutanasia? Se qualcuno soffre tantissimo e vuole morire, perché farlo soffrire? Dio è il Signore della vita, con la sua provvidenza stabilisce per ognuno l'inizio e la fine dell'esistenza. Una persona malata può ottenere grandi grazie soffrendo, finché Dio ci lascia vivere qui sulla terra. Ha per noi i propri progetti e noi non possiamo interromperli con l'eutanasia. Carlo, ma solo tu hai queste idee in classe nostra. Perché vai contro la classe? La corrente del mondo porta all'inferno. Mi dispiace che non si parli più dell'inferno. Io però vorrei tanto che andassimo tutti in cielo. Ciò che vi dico è la strada di Dio. Solo così saremmo davvero felici. Diverse vocazioni, il matrimonio, il sacerdozio, la vita consacrata. Tu cosa vuoi essere? Penso alla vocazione sacerdotale. Non ci rimanete mica male. Va dove Dio ti chiama. Carlo, ti sei fatto grande. Tra un po' sarai proprio un uomo. Vedrai che io rimarrò sempre giovane. E come fai? Lasciati sorprendere. Noto con piacere i tuoi sforzi e la tua responsabilità e l'impegno nel fare il bene. Credo proprio che ti attende un gran futuro. Cosa vorresti fare da grande? Pensi che andrai avanti con l'informatica oppure diventerai un sacerdote? Vediamo se vivremo ancora. Solo Dio conosce il futuro. Thank you.
Smettila, basta. No, questo no! Giù le mani! Andiamo a giocare! Carlo, dove scappi? Cos'hai? Ho una bella cosa da dirti, Federico. Sono 4 anni che preparo una mostra sui miracoli eucaristici. L'ho terminata da poco. Ci sono 142 pannelli espositivi. Tra un po' la installeremo in una sala già riservata. Spero che faccia presa su molta gente e che porti tutti a comunicarsi più spesso. Che bello, sei proprio uno tipo originale. Io non ci avrei mai pensato. Sai, Federico, Dio ha dei piani con tutti noi. Questo è quello che chiede a me. E ci ha dato la libertà di scrivere il finale. Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. La vita è davvero bella se amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi. Per ciascuno di noi ha scritto una storia unica e irripetibile. Carlo, cos'hai? Ultimamente non mi sento bene. Penso che dovrò andare dal medico. Forza! Rimettiti in piedi. Ci vediamo presto alla tua mostra. Ciao. Ciao. Sarà l'inaugurazione della tua mostra sui miracoli eucaristici. Quanti anni ci hai lavorato sopra? Quasi 4 anni, mamma. Mi riempie di gioia. Ultimamente però non mi sento tanto bene. Non avrai mica l'influenza. Da voi a scuola l'ha già presa diversa gente. Offro questa sofferenza come sacrificio per la Chiesa e per il Papa. Flavia, sei già qui? Vieni con noi, forza! Buongiorno! Ciao, Carlo! Ciao! Che bello rivedervi! Soprattutto te, Carlo! Quanti bei ricordi di Assisi! Che belle vacanze! Ricordo quando andavamo in giro per i campi in cerca di tesori. Disegnavi sempre qualche mappa. Era interessantissimo! E poi ci portavi in chiesa. A messa. Sì, erano davvero bei tempi. Vorrei tanto che trovassimo il tempo per stare con il nostro migliore amico, con Gesù. L'Eucaristia è la mia strada per il cielo. È vero, bei ricordi. Ma adesso sono confusa e piena di dubbi. Non ho una fede grande come te. Che bella nuotata. Grazie per averci portato. Di nulla. Ora prendiamo qualcosa da bere? Buongiorno, che vi porto? Ciao Carlo, cosa fai qui? Ho trovato questo lavoretto per guadagnarmi qualche soldino. Bravo Carlo, fai bene, bisogna lavorare. Sono curioso di sapere che ti ci comprerai con quei soldini. Nulla di concreto, vorrei regalare quello che guadagno alla gente in difficoltà economica. Caspita! Cosa? Signor Beltramo, che vi porto? Ragazzi, che prendete? Cosa volete? Un succo d'ananas. Per favore, 3 succhi d'ananas e un'acqua minerale, grazie. Vedi invece Carlo come si impegna. Puoi prenderlo come esempio. I genitori sono ricchi, ma si è trovato un lavoretto. E pensate che cuore che ha. Vuole donare il ricavato ai poveri. Io non darei niente a nessuno. Mi ci comprerei piuttosto un computer nuovo. E io un monopattino. Prego! Ecco le bevande. Grazie. Ho 70 chili. Sono destinato a morire.
dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute, la madre porta Carlo in ospedale al San Gerardo di Monza. Aveva i linfonodi ingrossati e sangue nelle urine e si sentiva sempre molto stanco. Le condizioni di Carlo sono preoccupanti. Ha i linfonodi ingrossati e sangue nelle urine. L'organismo è completamente indebolito. Purtroppo abbiamo diagnosticato una leucemia acuta di tipo M3. Fino a prima la patologia c'era, ma era solo latente. Carlo, pregate tutti per un miracolo, perché è una malattia mortale. Mamma, è come una bastonata alla schiena, dall'alto, come per farmi risvegliare. Penso che non uscirò di qui. Non temere, dal cielo ti manderò tanti segni. Ciao Carlo. Ti misuro la febbre. Carlo, come ti senti? Bene. Ce la faccio. Signora Antonia, è incredibile con quale forza il ragazzo accetta il proprio stato di salute. Non riesce neppure più a muoversi. Sì, Carlo ha una fede assai forte. Che Dio vi dia forza in questi momenti così duri. Arrivederci. Arrivederci. Vi lascio soli. Siamo qui con te, Carlo. Ti salutano i compagni di classe e pregano per te. Muoio in pace perché so di aver trascorso la vita senza aver sprecato neppure un minuto facendo cose che non piacciono a Dio. Vi prego, seppellitemi nella mia amata Assisi. Carlo è morto dopo aver ricevuto i sacramenti il 12 ottobre 2006 alle 6:45. all'ospedale San Gerardo di Monza. Buongiorno, benvenuti. Che cosa avete di nuovo? Buongiorno, Don Gianfranco. Carlo ci ha lasciati. Cosa? È scappato di casa? Il Signore l'ha chiamato a sé. Che il Signore vi rafforzi nella vostra pena. Venite, sedetevi, prendete pure qualcosa. Dice che la vita è bella quando è lunga, ma che ne sappiamo? Carlo diceva che la vita è davvero bella quando Dio è al primo posto. Sì, è vero. Carlo seguiva sistematicamente il suo cammino di santità.
Scriveva un diario spirituale dove annotava cose sul proprio rapporto con Dio, con i maestri, compagni e genitori. Scriveva cosa faceva, come si comportava con gli insegnanti e gli amici e cercava di capire cosa riparare. Con le virtù umane si possono raggiungere risultati straordinari, con lavoro duro, esercizio e sacrificio. Sì, è vero. Lo stesso vale per la sfera spirituale. Sì. Non possiamo far crescere la fede se non cerchiamo di viverla appieno ogni giorno. Sì. Era sorprendente come Carlo cercava sempre di fare il bene, ovunque si trovava. Era tenace e pensava sempre solo a mettere Dio al primo posto. Il risultato era la sua personalità armonica che emanava un'enorme gioia. Credo che Carlo sia stato un ragazzo santo. Ciao. 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 Ciao Andrea, Antonia. In televisione ho sentito che è iniziato il processo di beatificazione di vostro figlio Carlo. Che bello! Ci fa piacere, ma devo dire che la scomparsa di nostro figlio ci ha provocato tanto dolore. Tra un po' ci vediamo con un sacerdote che si occupa della raccolta delle testimonianze. Quando Carlo se n'è andato, è diventato tutto buio. Ho pensato che forse non avevamo capito varie cose. Di colpo si è oscurato tutto. È scomparso ogni punto di riferimento, anche nella fede. Col tempo poi ho realizzato che ogni cosa ha il proprio significato. Tutto va secondo i piani di Dio. E se uno lo capisce, trova davvero la pace interiore. Col tempo si sono risanate le ferite lasciate da questo tragico evento. Ho capito che esiste un mondo completamente diverso, di cui non sapevo nulla. Al funerale di Carlo hanno partecipato tantissime persone, oltre ovviamente alla famiglia. Non sapevo nulla di loro. C'era gente di strada, i vicini, le guardie. Tutti, anche persone di altre religioni. E grazie alla loro testimonianza abbiamo gradualmente scoperto una nuova vita. Il funerale è stata una festa, una vera festa. Ho saputo di diversi miracoli e di varie preghiere esaudite per intercessione di Carlo. Pregate anche per la mia famiglia, per favore, perché c'è sempre qualcosa che non va. Come no? Pregheremo e Carlo vi aiuterà da lassù. Ci vediamo. Arrivederci. A presto. Flavia, ci fa davvero piacere vederti qui. Ricordo quando sedevamo qui con Carlo. Ora lui sta in cielo e ci osserva. È iniziato il processo di beatificazione. Guarda, hanno pure pubblicato dei libri. Sai Flavia, io pensavo che Carlo sarebbe diventato un sacerdote o vescovo. Invece il Signore l'ha chiamato a sé perché diventasse un esempio di santità. La morte di Carlo mi ha portato a pensare al senso della vita, all'esistenza di Dio. Sono queste le domande che si pongono tutti gli adolescenti. Perché credo? E perché voglio davvero credere? Oppure seguo passivamente pensieri a cose che mi hanno insegnato? Ho attraversato momenti di dubbi. Perché Carlo se n'è andato? Perché devo credere? Perché essere cristiani? Facciamo bene o no? È davvero giusto? Oggi ho qualche anno in più e quando penso alla morte di Carlo, al bene che egli ha fatto, a come oggi aiuta la gente da lassù, ho le idee più chiare. Avevo smesso di credere in Dio, nel cristianesimo, nella religione, nella vita ultraterrena. Ma ora ho ritrovato tutto. Nel 2011 è stata avviata la causa di beatificazione. Il corpo incorrotto di Carlo è stato trasferito nel santuario della spogliazione ad Assisi. Papa Francesco ha firmato il decreto di beatificazione e Carlo è stato solennemente proclamato beato ad Assisi il 12 ottobre 2020. Il reliquiario contiene il cuore di Carlo e sul bordo superiore è incisa la sua frase: l'Eucaristia, la mia autostrada per il cielo. Dopo la morte di Carlo, sua madre ha avuto un sogno. Il figlio le ha detto:
sarai di nuovo mamma. E poco dopo sono nati due gemellini, Francesca e Michele. È solo uno dei tanti segni inviati da Carlo dal cielo. Gli autori di questo film ringraziano il Signore per aver potuto contribuire alla diffusione del messaggio di Carlo sulla forza dell'Eucaristia, accolta regolarmente. Beato Carlo, prega per noi.